Ehi amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi provo l'unico carro armato pesante dell'albero italiano. E so già che alcuni di voi saranno già partiti per la sezione commenti a scrivere: Casse, ma guarda che anche il P40 è un pesante. Oppure, ma allora il P43? Perché non lo aggiungono? Ma sono qua apposta per rispondervi, ragazzi. Il P40, letteralmente pesante 40, è stato considerato carro armato pesante solo dall'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma per tutte le altre nazioni, un carro armato di 26 tonnellate era un medio. E in War Thunder gli sviluppatori hanno utilizzato la classificazione internazionale in questo caso. Per quanto riguarda il P43, invece, non è mai esistito. O meglio, è esistito ma solo in legno. Non è mai diventato un carro vero, poveretto. Per chi non sapesse che cos'è, sarebbe l'evoluzione del P40, con addirittura il piano di montargli il cannone da 90 mm, lo stesso del Breda 501. Ora, gli sviluppatori di War Thunder non stanno più aggiungendo veicoli che sono esistiti soltanto come progetto o come prototipo in legno. E dunque è davvero difficile che vedremo mai il P43 in gioco. Sinceramente spero di essere smentito, perché un 90 mm in più non fa mai male, ma al momento non ci sono i presupposti. Ma parliamo finalmente del protagonista del video. Questo è un Tigris. In pratica è un Tiger donato dai tedeschi agli ungheresi durante la Seconda Guerra Mondiale. In War Thunder appare come un Tiger E, ma con qualche differenza. Andiamo a vederla velocemente. Intanto, come potete vedere, ha tre pezzi di cingolo in frontale che funzionano come corazza aggiuntiva, corazza spaziata. Magari in qualche caso vi possono salvare da qualche colpo se siete angolati correttamente, però io non ci farei tanto l'affidamento, sembra più una modifica estetica. Mentre se andiamo a vedere la torre, vedete che gli manca qualcosa. L'MG34 fortunatamente è al suo posto, ma se andiamo a vedere un secondo il Tiger E, vedete che il Tiger E ha la porta per lanciare i fumogeni dalla torre, mentre il Tigris purtroppo no, non ce l'ha. Non ha neanche i lanciafumogeni frontali né dei proiettili fumogeni, quindi nessun fumogeno per questo carro purtroppo. Per il resto è un Tiger, quindi una buonissima mobilità nonostante tutto, un ottimo cannone e una corazza sufficiente se sapete sfruttarla a dovere. O se gli altri non vi sanno sparare, anche questa è un'ottima variabile. Come munizionamento mi porterò le Panzergranate 39, che hanno 165 mm di penetrazione a bruciapelo, e al posto delle HE stavolta mi porterò le HIT, perché hanno un chilo di equivalente di TNT, mentre le HE in questo caso ne hanno soltanto 700 grammi. Quindi se volete causare una sovrappressione nel nemico, questa è la munizione che dovete scegliere con il Tiger. Ma il Tigris non è l'unica unità che mi porterò in battaglia stavolta. Infatti avrò anche il Reggiane 2005 Serie 0. Lasciate stare la mia sobrissima decal in frontale. Guardiamo un secondo l'armamento secondario. Ha una bomba da 500 kg che, Madonna Santa, è messa in maniera asimmetrica. So che appunto per il radiatore, però mi sembra veramente fuori luogo, però vabbè, è solo un'impressione. E ha due ulteriori bombe da 100 kg e tutte e tre le bombe sono a sgancio singolo. Direi che ho parlato abbastanza per questa intro, ci becchiamo a fine video con le conclusioni. A dopo! Allora, io provo a fare una cosa che di solito faccio con gli MBT, ragazzi, non giudicatemi, io faccio le follie a volte. Sì, carichiamo qualche colpo in più. Stavo rivalutando, siamo a 6-3. E contro abbiamo la Germania e la Russia e la Francia e la Svezia. Molto, molto, molto bene. Allora, qual è l'idea? Praticamente qua c'è una vallata che posso sfruttare come copertura dai fenomeni che cercano di attaccare Alfa e Charlie, che probabilmente la maggior parte delle persone che cosa fa? Quando attacca Bravo si mette un paraocchi tipo cavallo e non guarda quello che gli succede attorno, e molto spesso mi ritrovo in C1 in totale serenità, senza problemi. Magari a questo giro non mi va così bene, soprattutto perché sto utilizzando un carro che non è così veloce. Cioè, non è male per essere un pesante, però non è così veloce. Però funziona spesso. Vediamo se funzionerà sto giro. Vedo già gli alleati e i nemici che sparano ai palloni. Forse non lo sapete, ragazzi, ma è meglio se giocate solo con i carri, non avete intenzione di usare gli aerei, o magari avete paura che vi arrivino degli aerei a uccidervi, è meglio lasciarli quelli lì, perché possono essere un problema. E ve lo dico perché quando ero un pochettino meno esperto ci sono andato contro e non è stato piacevole, perché vi ritrovate senza un'ala, la roba scoppia. Quindi ecco, se ci tenete al vostro team che non venga bombardato, lasciateli interi. Anche il nemico è a convenienza
a farli rimanere interi quei cosi. Non c'è resistenza. Bravo, l'abbiamo catturata noi. Abbiamo una massiccia resistenza, vedo, in D5. Io volevo mettermi qua, però. Vedo c'è un pesante su nelle retrovie che sta sparando i miei alleati sul fianco di Alfa. Io direi di posizionarci qua, così. Per non sapere né leggere né scrivere. Vedo due simpaticoni. Allora, quale scegliere? Io scelgo l'Arl. Generalmente gli Arl sono un pochettino più svegli del VK. Quello è un pesante. Mi ha visto? Non lo so. Forse non era meglio non sparare così a caso. Ok, Tiger. Nella L. No, non era proprio nella L. Vabbè, miriamo un pochettino più precisamente. È morto. Riposa in pezzi, fratello. Ma il VK? Niente VK? C'è un pesante qua avanti, però. Posso disturbarti? No. Non lo posso disturbare. Se mi ammazza il VK, ragazzi, rosico tantissimo. Perché ho appena detto che generalmente non sono molto furbi. Magari è semplicemente avanzato e ci è morto un pochettino più avanti, Possibile. Il pesante che cosa si inventa? Non guardare verso di me, dai. Buongiorno, raggio di sole. Non ho capito perché si è fermato così. Forse gli hanno distrutto l'artigliere, Possibile. Oppure direttamente la torretta. Si è fermato in maniera molto strana. E per me? No? Quello è un problema. Non per me, per il mio team. Ok, fatto. Eccolo il VK. Non mi hai smentito allora. Molto bene. Avanziamo. Avanziamo. Non avevo capito che fosse. Mi sta guardando? No, non mi sta guardando. A volte ci spero che reagiscano di conseguenza. E invece no. E invece no. Che mi spara? È sempre il terrore, Questo è un T-34? Sì, era un T-34. Vedete, zero resistenza. Ecco, forse non mi aspettavo di passare così tranquillamente. Quello? Ma perché c'è un Panzer 3M? Ma è un Panzer 3M? Che cos'è? Non lo so. Sì, era un Panzer 3M. Mamma mia, che occhio, amici belli. Sì. Cheat. Questo mi ha visto e ci muoio, volete vedere? No? Forse no? Sei fermo lì? Grazie. Hai visto? Non è successo. Il Panther. E la Madonna, bravissimo l'alleato. Io gli ho fatto male, ma non abbastanza. Ma sta continuando ad andare avanti? Tipo uno zombie. Cosa è fermato? Non voglio espormi troppo. Perché ok, prenderli in giro, ma poi salta fuori uno e mi ammazza. Sicuro? Mi hanno sparato? Mi sono fatto questa domanda 50 volte in sta partita. Lì c'è qualcosa, c'è un su 85 forse. Vedete? Quello lì. Sì, era un su 85. Ma quante kill sono? 8. Vediamo se il mio team sta ancora intrattenendo i nemici, così posso fare sta idiozia. Non vi consiglio di fare sta mossa, amici, davvero. Cioè, sta funzionando perché il mio team sta veramente distraendo il nemico in maniera efficace. Però sta cosa no, non fatela. Allora, dov'è il fratello? Che cosa pericolosa. Lo sapevo. Eccolo lì. Buongiorno. Ma è il Panzer 4H. Va bene. Questo BR però no. Cioè forte come carro. Non ha questo BR. Lì c'è qualcosa. Visto il movimento. E lì c'è un pesante. Vedete che c'è del movimento, maledetti. Ma il Panther a cui ho sparato prima. E sarà in mezzo alla fossa là avanti. Che palle. Ah sì. Dove sei? Vabbè, se c'è questo cespuglio maledetto in mezzo alle balle. Non lo vedo di sicuro. Non lo vedo di sicuro. Lui mi ha visto invece. Che cosa sei? Ah, è un PT. Ok. Volendo mi può ammazzare. Quindi occhio. Non sottovalutiamolo. Si sta indietreggiando. Ti vedo lo stesso. Ti vedo lo stesso. Il Panther D è morto. Va bene. E 10? 10. Quello è dei nostri. Stavo un attimo sparando l'alleato. Giusto un attimo. Ho 9 colpi. Là c'è qualcosa che non mi piace. E dietro di me c'è qualcosa che non mi piace altrettanto. È un medio. No, buono. Io devo girarmi, ragazzi. No, che l'hanno ucciso. Bene, grazie mille alleati. Sto giro super efficace gli alleati comunque, devo dire.
E non sono ironico. Ma non ho capito perché. Bravissimo! Bello! Il ruotino che tanca l'88 mm. Ci sta. Ma non ci credo. Ma perché ha continuato ad avanzare? Ma io non lo so. Boh, io non. Cioè, vedi che sono lì, ti ho sparato. Ma è quello di prima. È quello di prima, dai. Non è che, cioè, non è che cambia se cambi carro, eh. Vabbè. Sta imparando, ragazzi, sta imparando, ci sta. Mi sa che finisce così la partita, però. Ma che poi in realtà c'è uno scontro in corso tra Bravo e Charlie. Forse potrei andare di là. Forse. Dopo 11 kill forse posso andare anche di là. Che non mi bastano, volevo la dodicesima. Così. Gli apostoli sono 12, quindi. Numeri a caso. C'è un cacciacari là avanti, un Isu. Ha fatto pure dei danni il fratello. Non penso si esporrà. Già, GG, 11 kill, non male, GG. Wow, Normandia, ed è una conquista, quindi sarà un disastro questa partita. Provo ad andare verso D4, perché stare dietro Alfa non mi pare una grandissima idea. Ma questo, i gemelli siamesi, amici di M2A2, che bellini. L'M2A2, che bellino. Che succede qua, amici? Tutto bene? Mi sa di no, vero? Ma perché te la prendi con noi? Io non lo so, ragazzi, vabbè. Contro abbiamo Germania e Russia, interessante. Questo vuol dire che probabile ci sarà un fratricidio contro un altro Tiger. È possibile. Però non abbassiamo la guardia perché è abbastanza difficile da gestire questa mappa, dato che l'hanno modificata. Ci sono pochissime coperture, ormai è tutta spianata. E per questo che volevo sfruttare la città. Quello è un Panther F, quello è un PT, che è un attimo più gestibile del Panther F. Ok. Sulla ruota dentata, anzi no, sulla ruota normale, tra virgolette. Però rimanere qua fermo così non è una grandissima idea, eh. L'ho ucciso, però poteva finire in tragedia questa situazione. E tra l'altro ho dato un vantaggio molto ampio al nemico che sta flancando, perché quel Panther F sicuramente non si è dimenticato di me. Io non mi sono dimenticato di lui, almeno. Il Panther F è tosto. Potrebbe essere anche leggermente più alto di BR, però va bene così, dai. Ok, rumoraccio qui alla mia destra. Frontale sembra pulito. Il lato sembra pulito. È qua. Ora, proviamo a tirarlo fuori da quella zona lì. Lo so che non funziona, ma se funziona... ha funzionato. Davvero era convinto che stessi cercando un nemico lì, fantastico. Che bello, ragazzi. Ma sapete che questa cosa non funziona soltanto in era 3 e in era 4? Funziona anche in era 8. È incredibile. Perché la gente ha una fame infinita per le kill. Quindi appena vede che uno sembra distratto, lo pusha. Così. C'è un carro lì. Devo stare attento perché ne arriva uno anche qua. Mi stanno flancando. Non mi fanno il panino tra poco, sapete. Non ho capito se questo mi pusherà da qui o da qui. E il Tiger mi sta pushando comunque, lo sento. Eccolo. Già. Allora, questo era un Panther A. Eccolo. Tiger 1H. Non angolato. Altro Tiger, bene. Sembra pulito, lo pusho. Allora, il fratello si crede invincibile, molto bene. Davvero? Non gli ho fatto fuori neanche un membro dell'equipaggio? Va bene, ok. Rimediamo subito, amici, non vi preoccupate. Sì, angolati. Fidati che cambia qualcosa. Ragazzi, che brutta situazione, fratello, mi dispiace. A parte che non so come diavolo io non abbia fatto a ucciderlo sparando alla cupola. Però la situazione si è risolta da sola, quindi ok. Io avevo visto un altro però qua. Ed era
Ok, questo invece non l'avevo visto. Dai, vai avanti, non avere paura, amico mio. Non ti preoccupare, sono un tiger anche io. Cosa potrebbe mai andare storto? Non lo so, provo ad avanzare. Rimanere qua incagnato non mi piace perché do troppo spazio al nemico. Preferisco avanzare leggermente. Io ho visto qualcosa lì. Ma proprio sono sicuro. Un Dicker Max in città. E quello invece è un Tiger. Tiger è. Ma basta Tiger. Voglio ammazzare anche qualcos'altro. C'è un cacciacarri. Mi hanno accontentato. Bene. Madonna santa, che disastro. E quello lì? Boh. Ho visto una gigantesca esplosione. 2S1, però mi devi dire le cose. Io sto facendo un'idiozia. Un'idiozia. Ah, brutto tiro. Beh, brutto tiro perché non l'ho one shottato. E c'è un Pantereff dietro di me, lo sapevo. Lo sapevo. Ragazzi, guardate, stavo per morire per una kill. Guardate. Madonna mia, predico bene e razzono male pure io. D'altronde sono un giocatore di War Thunder anche io. Non siamo molto diversi io e te, fratello. Che bel punto in cui sparare. Decima kill. Adesso posso andare via di qua. Perché c'ho 5 colpi. No, bueno. Al Dicker Max. Ma guardate dove ha pushato. Magari vi ingrandisco la minimappa. Ma che... Vabbè. Quello invece è un medio. Sarà un Panther. Sì, è un Panther là, infatti. Wow, lo vedo a malapena. E invece l'aereo alleato l'ha visto benissimo. Vediamo se qualcun altro vuole fare la follia di uscire dallo spawn in maniera troppo serena. Mi pare di no. Un pericolosissimo spaventapasseri. Ho temuto per la salute del mio carro, è per quello che ho sparato. Che succede lì? Un'altra antiaerea? Non facciamoci fare il trampolone delle antiaeree che magari sono portate da Panther o Tiger. No, era soltanto un povero Oswin. Sono finiti i nemici? No, ce ne sono ancora un po'. Tra l'altro uno non è ancora morto, ragazzi. Questa cosa mi fa un attimo temere per la mia vita, sapete? Come non sei ancora morto, signor Yugo? Eh no, non mi dire queste cose che mi spavento, eh. No, dove diavolo è il tizio, amici? Ma neanche un aereo l'ha visto? Wow, complimenti! Sta giocando a nascondino con noi. Pensavo mi attaccasse da dietro. È rimasto tranquillissimo. No, l'hanno ucciso alla fine. Godo. GG, bella partita. Allora, Seversk, versione invernale. E siamo a 6-3. Sì, 6-3. No, sì. Sì, scusatemi ragazzi, a volte ho dei piccoli infarti. E... contro abbiamo la Germania. Ma non è male. Non è male per niente, sapete? Non è male per niente. Se va come le altre due partite. Magari no, magari sono bravissimi a sto giro. Ma quello, il PLZ83, è una roba cinese, vero? PLZ, non lo vedo mai dall'altra parte della strada. Volevo andare tra Bravo e Charlie, parlando di cose serie. Sono un vandalo. Non volevo, davvero, non volevo. Perché? Guardami. Ah, perché sono dei... ho capito, sono dei... sono quelli del comune. L'FL10, che figo di carro. Mamma mia, bellissimo. Spero che non ci crepi subito. Guarda che ti guardo, non creparmi. Allora, frontale sembra pulito. I miei alleati ci stanno mettendo da dio? Cosa? Che succede in sta partita? Non è possibile. Anche contro abbiamo i tedeschi ed è facile che magari siamo tutti nello spawn ancora a capire come uscire dallo spawn.
Il punto bravo è lì, non lo sapevo. Non ho capito. Io sono scemo. Ma dove ho sparato? Contro un palo? Perfetto. C'era un M41 bello bello lì. C'è un carro anche qua. Mi ha sentito? È fermo. Secondo me mi ha sentito. Buongiorno. Non l'ho capita questa mossa, però va bene così. Pensavo che la prima kill fosse sarebbe stata su un carro tedesco. E invece no. Jumbo. Ma... ah no, è quello col 75. Pensavo fosse quello col 76. Infatti mi sarei preoccupato un po' di più. Invece no, 75. 76,2 per essere precisi. Avanziamo. La statua è pulita. C'era un Panther D. Quello è dei nostri. Ma dove sono i nemici? Sono finiti di già, no? Qualcuno qua ha sparato e sta sparando. Lì c'è qualcosa spottato. Sapete che non lo vedo mai, com'è messo? Ora lo vedo. Ok, è un M109. Ragazzi, di quanto poco mi mancava per fargli scoppiare le ogive. Va bene, vabbè. Io non mi pronuncio, sapete. Lo so che c'è l'RNG per il quale le munizioni non scoppiano, però... dai, ma che palle! Che... guardate! Oh, una volta che devo caricare l'hit, non la carico. Eh no, perché sennò sarebbe troppo semplice. Sapete che non sono io a quanto pare il problema. Non riesco a ucciderlo? Oh, stavolta è scoppiato. Devo caricare l'hit. Lo so, devo caricare l'hit. Sono pigro. Potevo caricarla 4 volte l'hit. C'è un carro qua. Spero che non mi attacchi da dietro perché sennò è finita. Io avanzo, non me ne frega niente. Entro totalmente nella mentalità del Tiger, come questo. Buongiorno. Bombolon? Non è per me. Era per l'M18. No, a parte che non ha colpito neanche l'M18. Era una bomba generica. Sì, ma sarà caduta qua comunque. Quello non è dei nostri. Bravissimo! È riuscito ad angolarsi. Niente, non gli davo 2 lire, bravo. Le BR che avanza a caso. Guardate, lui che punta le BR. Mamma mia. Ma l'ha ucciso da... niente, mastermind. Pensavo che fosse completamente perso nel suo mondo. Invece no, bravo. Perché ha capito che non riusciva a uccidermi e quindi ha puntato piuttosto le BR. Io avrei tentato comunque un colpo verso il Tiger, cioè verso di me, appunto cercandomi di colpire la canna. Però va bene anche così. Comunque si è portato a casa le BR, non è male. A un certo punto di vista ci sta anche come tattica. Fai il massimo danno possibile prima di crepare. Allora, lì c'è un fumogeno. Oh, quello invece non è un fumogeno. No. Non ho capito. Va bene, M36, occhio. Già, mi ha fatto male. Carichiamo l'hit. Per non sapere né leggere né scrivere, carichiamo l'hit. Perché qualcosa mi fa paura. Un po'. Dai, caricatemi il colpo, per cortesia. Va bene, no, ho meno paura adesso. Allora, l'M36 è estremamente buono come carro, però è una cattivissima retro, purtroppo. Beh, lui non l'ha proprio usata, la retro. Ma cos'è successo qui? Vabbè. Ma quello? Questa partita c'è sempre un colpo di scena. Un colpo di schiena. Avanzo. Allora, lì ci sono... dei segni. Vuol dire che lì c'è un Jagdpanzer, qualcosa. Potrebbe esserci anche un Panzer 470, per quanto ne so. Lui Junker si è andato all'inferno, godo. Vedete che lì c'è qualcosa qua. C'è qualcosa che si muove, non mi piace. L'hanno spottato anche, eh. Ma non so che cosa... vabbè, è ovvio che è uno... o è uno Jagdpanzer 4 o è lo Jagdpanzer 470. Quello è un problema. È un bel problema. L'Oswin è andato all'inferno, ok. Qui c'ho l'artigliere ridotto abbastanza male. Per quello che non riesco a girare la torre velocemente. Sono cose che bisogna considerare quando si attacca. C'era anche un FV4005. Ok. Fatemi guardare bene qua perché... sono spottato ora. Ma dov'è lo Jagd che ho visto?
Sparito. Bravissimo. Loro mi vedono, io non li vedo. Dai, non ci credo. Ho visto un fantasma? È possibile. Ah, ok. Beh, questo non è uno Yag, però. È un Ratel. Ratel, Ratel. Ah! Ah! Ti sei tradito? Mi sono tradito anch'io. Ratel, Ratel. Ratel è morto, molto bene. Salve, sì. Non ho capito. Era tra l'altro anche angolato male. Va bene. Signor Vlad. C'è un Tiger H1 qua che fa tutto il brillante. Vediamo se te la caverai, fratello. Che voce. Guarda che... Oh, ma è la seconda volta in sto video che non riesco a uccidere lì, comunque. La seconda volta. È più di uno. Guardate, io... Vabbè, e non sono più capace. Basta, non sono più capace a giocare. È finita. Ha sparato dopo di me, vero? Giusto? No, non vero. No, chi è che mi ha colpito adesso? Ragazzi, ragazzi. Lo scontro più difficile della partita arriva alla fine, giustamente. Il boss finale. La mia incapacità di sparare. Ma io davvero non ho parole. Questa non è una bomba alleata. Già. Si è schiantato. Cioè, quindi comunque sono morto per una bomba. Va bene, dai. Usiamo un attimo il Reggiane. Consoliamoci col Reggiane, almeno. Allora, il tizio che ci ha bombardato è morto. Quindi sicuramente non potrò vendicarmi. Fantastico. Però posso uccidere il Tiger che è ancora vivo, in teoria, giusto? Che morte stupida. Sono stato lì a prendere in giro il Tiger. Anzi, a prendermi in giro da solo perché non riuscivo a ucciderlo. E poi niente, sono morto da stupido. Palle. Ma lì che succede? IS2, tranquillo, arrivo io. Spero di non uccidere gli S2 perché se no ci rimango molto male. Preso. Ok, un Panzer 470 almeno l'ho ucciso. Sono un po' contento, devo dire. Antiaerea, no? Forse. No, quello è una macchia per terra. C'è un carro armato però. Sì! Allora, non è un allora, in teoria è un'antiaerea, volendo guardare. Se riesco a ingaggiarlo... mi sa che finisce prima la partita però, vero? Mi sa di sì. War Thunder, non tradirmi. Mi ha tradito invece. È morto subito dopo. Vabbè. GG. Ed eccoci arrivati a fine video, ragazzi. Allora, lo consiglio oppure no questo carro? E la risposta è no. Personalmente mi sono trovato veramente, veramente male con l'Era 4 italiana. E anche giocare con gli altri carri come l'M26, il 2S1, l'M109. Non so quanto ne valga la pena, devo essere sincero. Anche con un Tiger E. E quindi io, piuttosto di consigliarvi questo carro, che comunque ha un prezzo abbastanza sostenuto di quasi 5.000 aquile, vi consiglio due carri, sempre italiani, al prezzo di poco più di 3.000 aquile, che quando appunto sono in sconto potete trovare a 1.500, e sono l'M4 Hybrid e il Panzer 4G, entrambi a 3.7, entrambi di Era 3. Sono ottimi per giocare a 3.7 appunto, con la lineup M42, M4A4, M24, M41M, insomma avete un sacco di scelta anche di aerei, e io devo essere sincero, mi ci sono divertito tantissimo con questa lineup. Ho anche lo Spitfire, volendo, però si può fare anche a meno perché c'è un'alternativa che secondo me è anche più versatile, non premium, che è il Reggiane 2001 caccia notturno, che è una bomba da 250 kg, molto molto versatile appunto per distruggere unità terrestri, mentre lo Spitfire sì, è ottimo contro gli aerei ma non ha armamento anticarro. Con questo non voglio dire che il Tiger E sia un pessimo carro o il Tigris un pessimo acquisto, soltanto che reputo il Panzer 4 e l'M4 due valide alternative a un prezzo minore rispetto al Tigris. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e mi duole constatare ancora che lo stereotipo del giocatore tedesco di Panther e Tiger è ancora più che mai vero. Le prime due partite sono abbastanza folli. Intanto vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Ricordatevi di lasciare un mi piace, un non mi piace, un commento e noi ci becchiamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!